Allora, raga, ce lo ascoltiamo sto albumino? Ascoltiamocelo, iniziamo con Bottiglie Privé. Io non l'ho ancora sentito neanche Bottiglie Privé. Da quello che so, Bottiglie Privé è uscita prima. È uscita prima Bottiglie Privé, penso. Penso, non lo so, raga, io non lo so. Proveremo anche a dare una valutazione. Domani stream in giro? Penso di sì, Mattia, come sempre, come ogni giorno. Proveremo a dare una valutazione. Cioè proverò a dare tipo delle votazioni, come fanno tutti, da 1 a 10. Un parere un po' soggettivo. Io non cercherò comunque di come si dice, di avvicinare. Non lo so, raga, che cazzo ne so, non so parlare. Iniziamo. Alzo di più, alziamo di più. Alziamo di più, così. Cambia il modo in cui la guardo mentre sta con lui. Non ho mai cambiato quello che c'è dentro. Bravo, bravo. Ho cambiato un'altra tipa mentre pensavo a te. Io non lo scopo mai, bella persona. Però è molto melodica sta canzone, eh. Spacca. Forse non te lo ricordi più. Dicevano non è cool, pure un mese o poco più. Bottiglie prive, non valgono niente. Ma queste modelle non sono come te. Si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie prive. Oh. Ma sapete che mi è piaciuta un botto questa? Sapete che mi è piaciuta un botto questa? Oh, io lo... Veramente bella, mi è piaciuta. Mi è piaciuta un sacco questa. Non lo so perché, raga, ma è bella melodica così, mi piace. GG per Sfera, questa mi è piaciuta un sacco. Bottiglie Privé. Tra l'altro è uscita prima questa, tra l'altro. Quindi non... Vabbè, sono andato un po' in ritardo. Allora, diamogli un votino, ragazzi. Allora, questa gli do un... Devo essere critico, raga. Devo essere critico perché devo fare il finto esperto di musica. Quindi proviamo a dargli un voto un po' critico. Quando in verità sborrerei sopra sta canzone. Io gli do... Io gli do un 7,5. Va bene, proviamoci. 7,5. Abracadabra, Fit Future. Attenzione. Fit importante, fit importante. Di questo ho già sentito uno spoiler del ritornello che fa Abracadabra, tutte queste stronzate qua. Però sentiamola che... facciamo così. Bello. I raghi strada fanno la grada. Abracadabra. Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra. Erano pochi, buona montagna. Abracadabra. Non penso a Sara, non penso a Chiara, non penso a Laura. Oh, che cazzo vuole mia madre? Chiara si chiama mia madre, raga. Si chiama Chiara mia madre. Raga, allora, magari tecnicamente non è magari per chi ama tanto il rap o la trap, io non ci capisco un cazzo. Magari tecnicamente non è tutto sto grande, però raga è molto catchy il pezzo, cioè suona un botto, è figo, raga. Poi bello brutto, poi qua c'è un pezzo che fa ascolti. I raghi strada fanno la grana. Abracadabra. Cioè, oggettivamente è un bel pezzo. Che gli vogliamo dire? Abracadabra! Bello comunque, molto bello. Molto bello, molto bello. Scusate ragazzi per questo piccolo air rape. Baby, questa canzone la vedo da tutte le tipe, raga. Grazie Pil BTV per il Prime, grazie mille, caro. Baby, l'ho vista da tutte, raga, tutte le video di amiche. Ma amiche, non per forza amiche, ma anche tipe che fighe che seguo su Insta. Tutte che hanno messo Baby nelle storie. Tutte quante. Io vorrei capire che cazzo c'ha sto Baby di bello. Io non l'ho sentito, Io non l'ho sentito, non so niente di Baby, raga. Ho visto che c'era, che l'hanno messo nelle storie, ma non so, forse ho sentito qualcosina, ma non mi ricordo un cazzo. Skippala, raga, che cazzo devo skippare? Devo fare una reaction all'album, devo skippare le canzoni, raga. Fate i bravi. Devo fare il... Devo fare un po' il... Com'è che si dice? Gli arcade boys della situazione, raga. Voglio fare un po' quello che reagisce seriamente a tutto l'album e dà delle opinioni serie quando non ci capisco un cazzo di musica, in verità. Comunque, Abracadabra, che cazzo ne so, raga, gli diamo un 8? È figo? No, diamogli un 7, diamogli un 7, perché mi piaceva di più Bottiglie Privé a me. Mi piaceva di più Bottiglie Privé, gli do un 7 ad Abracadabra. Mi do un 7. Sentiamo Baby Fit J Balvin. Ah no, non Fit Wit. Che poi la famiglia Kukaz cambia Fit Wit. Vorrei capire sta roba, però vabbè. Quando chiami tu mi chiedi dove sei. Ah, ho capito perché l'ho messa tutte nelle storie questa. Spengo la TV. Baby, baby, baby. Mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed.
Bravo, Azza, ti do ragione. Nel suo genere alla fine ci sta. Cioè, non è un genere che mi ascolto io, però. No, raga, lo schippo, cazzo, lo schippo. Devo fare la reazione seria. Fatemela ascoltare tutta. Piuttosto poi alla fine dico che è una merda, ma fatemela ascoltare tutta. Raga, mi sta venendo voglia di twerkare, porca miseria. Non so twerkare io, mannaggia la miseria. Non è per niente un pezzo di merda. Fighissimo, raga, mi piace un sacco. Quando chiami tu mi chiedi dove sei. Baby, baby. Bellissimo, raga, mi piace un sacco. Basta, andiamo avanti. Basta, sì, ok, basta. Raga, scusate, raga, mi sta venendo voglia di twerkare, porco due. Buonasera. Saluto. Buonasera. Oh, baby, bella, eh. Baby, oh baby, 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 baby. Sicuramente è meglio di Justin. Ma aspetta, dargli un voto. Sto dando le votazioni pure alle canzoni. Qua. No, questo qua mi è piaciuto, raga. Io gli do un set a questa. Baby, mi piace un casino. Sentiamo Macarena, Fit Offset. Tyler, top bianco fantasma. Sì, ragazzi, Tyler è un fantasma ogni giorno. Anche perché, raga, scusate, cioè, io ti voglio bene, Tyler. Però quando non puoi mangiare tenerogni e cereali ogni giorno. Tu hai bisogno dei macronutrienti. Dai, cucina al gabrone. Macromolecole. Cucina con il gabrone. Voglio. Devi assumere delle macromolecole che ti facciano dai, bene, porco di Dio. Ci faccio da mangiare, gabrone. Mandaci il cibo. Va bene. Sentiamo. Saluto. Grazie per i 100. Ho preso una scarpa di Margiela. Scusa, ma sto pensando al cash. Vabbè, è sempre quello che pensavo, porco due. Vabbè, fai bene, fai bene. Non lo so, raga, non... Devo essere onesto, questa non mi convince tanto. Vero, vero, Nea? È un proprio noiosa sta traccia. No, strofa ci sta, sì. Ma sia quella di Offset che quella di Sfera. Posso sentire una cosa? Dica. Secondo me il ritornello è fatto apposta per dire un po' di italiosità, capito? Dice un po' di roba italiana, tipo Macarena, Venezuela. Invece la strofa spacca. Ok, giusto. Tutto per gli americani. Che figata è sto finale di base. Figo figo questo stacchetto finale. Hollywood. Ah, diamo un voto a Macarena, raga. Diamo un voto a Macarena. Io gli do un 6 e mezzo. È quella che mi è piaciuta di meno finora. È quella che mi è piaciuta di meno. Sì, vabbè, vedo che siete abbastanza sulla mia stessa linea di pensiero. Comunque, raga, io l'unica che mi sono ascoltato è SE Freestyle, Sfera e Basta Freestyle. Quella lì mi è piaciuta un botto, raga. È l'unica che mi sono ascoltato. È l'unica che mi sono ascoltato perché stavo in chiamata con Storm su Discord e mi fa ascoltata. Credo di provare che è una hit, me l'ha fatto ascoltare lui. È una hit, raga. Quella lì mi è piaciuta un botto, veramente. Però, vabbè, la riascolteremo comunque. Hollywood, Fit Diplo. Oh, un po' di EDM mischiato alla trap. La mia ex mi scrive, mi dice che le manco da morire. Ora che tutta sta gente guarda, ora che tutta sta gente invidia. Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu. Ehi, figa, mi piace. Avrei mi piace voluto fare il rock come il rap. Oh, quante good vibes mi dà sta canzone, bellissima. Questa me la salvo, cazzo. Raga, mi stanno venendo i brividi, è davvero bella questa. Mi sta dando un botto di good vibes, ci sta. Figata. Mi è piaciuta un sacco questa. Forse la mia preferita finora. Forse... Grazie Bullfon per la sub. Mi è piaciuta un botto questa, raga. Mi è piaciuta un botto, mi è venuta voglia di andare al mare e tirare fuori il cazzo. No, scherzando. Grazie mille, Jacopo, per l'euro. Sentiamo TikTok, Fit Marrakesh e Gue Pequeño. Quindi l'unico fit italiano. TikTok. C'è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone. Nel traffico schiaccio sport. Sport, sport. Scarpe da tennis mi portano a casa, sì pure stanotte, ok. So che mi odi, ok. La strofa di Ghea, adesso mi preparo, raga. Adesso mi preparo. Scappo dai cops. 4 platini, vi ho già doppiati, vorrei ridoppiarli alla Fabio Celenzi. Ho 10 gangsta nel lobby. VVS sui lobby, vola Nairobi, soldi mio hobby. Ma nel mio appartamento ho molte più tipe che TikTok. Mi fanno un balletto su Big. Spaccata questa, spaccata. Ma anche Marra mi è piaciuto, raga. Va bene che Ghea ha fatto uno strofone, ma Marra pure ha spaccato, secondo me. Wow, questa allora, questa sapete che è molto più americana come mood rispetto alle altre che ha fatto con Offset che con Future.
Questa mi è piaciuta un bel po'. Per quanto non sia il mio genere, spacca, spinge un casino. No, 8 più no. La mettiamo... Io volevo dargli un 7,5. Però... Dai, diamogli un 7,5. Se lo dice l'esperto, beh, se lo dico io, Matteo, che sono un grandissimo esperto di musica. Ricordiamocelo, ragazzi, altro che gli Arcade Boys. Ma che cazzo ne capiscono loro? Porco diazzo, io sono il genio della musica, sono il mastro cultore di tutto il rap italiano. E non solo. No, comunque, a parte gli scherzi. Ma no, ma che dissing, sto scherzando, raga. Giovani Re. Che cazzo è? Siamo tornati negli anni 90. Ehi, Giovani Rana. Ah, ho saltato male. Vabbè, raga, ascoltiamo prima Giovani Re, poi ascoltiamo male. Quando fumo sto sulla luna, lei mi dice non avere paura. Io non lo so se di me puoi fidarti, in fondo faccio gli errori di tanti. Vabbè, ci sta, dai, da tante belle good vibes questa canzone. Non è male. Questa notte è nostra. Giovani Re. Ah, che figo, mi piace sto... Mi è piaciuto un botto il mood di sta canzone. Mi è piaciuta. Poi magari sono io che sono un po' depresso, porco Dio, mi emoziono con poco. Però ci sta, mi è piaciuta. Io gli do un set pienissimo a sta canzone. Mi è piaciuta un cazzo. Non tantissimo, però mi è piaciuta, raga. Ci stava. Che cazzo. Devo esprimermi con quello che dice il mio cuore. Cazzo. Gli diamo un set, adesso ascoltiamo male, che mi avete fatto notare in 40.000 che l'ho scammata, scusate raga. Anche perché magari sono anche un po' più positivo, visto che ho skippato male, perché... Sentiamo male, male. Tu mi fai stare male, a tutte le ore mi vien voglia di fumare. Sei tu che mi chiami, che sei persa se non senti le mie mani, dentro le tue mani. Autotune merda, autotune merda, siamo nel 2020. Cosa significa autotune merda? Se lo sai usare, fatelo usare bene. Ma io dovrò meno. Mannaggia miseria, mannaggia. Bella questa, mi piace. Vabbè, Giovani Re l'abbiamo già sentita. Allora, male, gli do un 6,5 perché mi è piaciuta di più Giovani Re. Scusate. Saluto. No, sono a 6. No, a gelosi sono. Gelosi. Passano i giorni, facciamo i soldi. Questi sono invidiosi e ci guardano male. Fare sti soldi è uno sport. Autosport. Però a me non piace questa. Nella notte fanno no, non mi fa impazzire neanche a me, Skid. L'unica che non mi piace. Ma la mia è sempre più verde, c'è odore nel condominio. Se non ti drogavi finisce che dopo inizi. Mi stanno spammando da mezz'ora sta cazzo di 6M. 6M è la mia sono gelosi. Cioè raga, basta. Sì, ho capito, basta. Passano i giorni, facciamo i soldi, ho capito. Non mi è piaciuta questa, raga. Cioè, non è che non mi è piaciuta, proprio fuori non è il mio stile, soprattutto. E seconda cosa, proprio non mi sembra un pezzo che che mi dica qualcosa, non dico qualcosa di nuovo, però che abbiamo già una sonorità magari un po' più originale. In realtà sembra anche per sonorità, ripeto, il sequel di Serpenti a sonagli. Che anche lì ripetiamo. Magari io ste cose non posso capire, non l'ho mai sentito l'album. Cioè, Rockstar. Sì, l'ho sentito, ma molto superficialmente. C'era una canzone che aveva un po' questo mood e ripeteva il ritornello. Sì, ho presente Serpenti a sonagli, ho presente la canzone. Non sembra un po' il sequel questa? Io non lo so, dovrei ascoltarmela bene, Serpenti a sonagli. Ok. Sentiamo sto 6 ham. Ho fatto il pane con la trap. Mi sta venendo voglia di andare al mare. Mi farà compagnia. Ehi. Come tutte le volte. No, ci sta, raga. Tu sognavi qualcosa di diverso. Fai i soldi senza fare fatica. Ah, aia. Unità, Sfera sta dicendo che non ha fatto fatica. Ci sta, figo. Sono già le 6 di mattina. Tu mi segui, ma quanti amici? Sì, è molto hit estivo. Cioè, neanche tanto in verità. Ci sta, questa mi è piaciuta. Raga, ma il freestyle io l'ho già sentito. Quello mi è piaciuto un botto. Anzi, quello gli darei un 8,5 fin da subito. Perché è quella che mi sono. Comunque, 6 AM. Gli do un 7,5. 7,5 pulito. Non è una delle mie preferite, però è figa. Ci sta. Bella positiva, mi piace. Per chi diceva che era la sigla di Barbapapà, no. Però quella è più bella, effettivamente. L'ha presa bene, raga. E infatti, porco Diaz, esatto. Bravo Tyler. Salam aleikum. Sono attacco e basta. Fit 7, Harry e Steve Aoki.
Questa dovrebbe essere da... cos'è? Quante cose ci sono di me che non sai. Raga, non so come cazzo si pronunci Seven. Come è fortissimo sto qua, c'è una voce bellissima. Mi piace. Ma rappa sto qua, sette ari. È uno che rappa di solito. Rapper marocchino. Rapper marocchino, raga, mi è piaciuto un botto. Ho fatto bene, porco due. Ci sta. Il sale. Esatto. E aspetta, salam aleikum. Che voto gli diamo? Non lo so, raga. Io gli darei un 7,5 di nuovo, pure questa. Gli darei un 7. Guarda, gli do un 8. Gli do un 8 perché mi è piaciuto un botto quella parte lì tra strofa e ritornello. E poi il ritornello comunque aveva un drop abbastanza... Non era un drop che spingeva, però ci stava. Bello positivo, no? Positive trap, come dici tu. Quindi mi piace, gli diamo un 8 pure a questa. Gang Gang con Lil Mosey. Ecco, non avevo capito. E chi resta là? Volevamo fare i soldi come i DJ. Me l'ha dato anche in testa. Ti ho rivisto e giuro mi sembravi diversa. Don't try to step too close to me. My niggas finna bang bang. Some young niggas who ain't never had shit. Fumo solo con la gang gang. Stasera sto con i miei. Up all night, it's like 3 in the morning. Took a jet to Milano. È un po' come una sigaretta sta canzone, ho fatto digerire. No, qua nessuno è sincero e non mi fido più di te. Bye bye. È mai bugato? Bugato? No, perché mi ho paura di farmi male. Allora scusami, ti ho ferito. Sì. È un buco qua. Bravo Dubs, vedo che tu hai capito. Gang Gang, gli diamo... È figa, raga, ci sta, nel senso non è magari molto una canzone che mi ascolterei, però era figa, ci stava. Gli do un 7 all'8. Risentiamo anche S Freestyle. Racconti storie, le storie degli altri. Si vede da come parli. Spera, raga. Ascoltiamocela, ascoltiamocela. Io me la sono ascoltata pure con l'audio tipo 6D, non so se è presente. Wow. 8D? Sì, una roba del genere, quella lì è assurda. Cioè nel senso assurda, però è assurdo il fatto come l'abbiano fatta. Cos'è, 8D tipo? Sì. Così? Sì. Sì. Voilà. No, follia. Aspetta. Ascoltiamocela così, raga. Mettete le cuffie, raga, a casa. Esatto, mettete le cuffie. Per un'esperienza mistica. ASMR, eh? Sì. Aspetta un secondo, raga. Oh! Ho paura del buio, mamma! Racconti storie e le storie degli altri. Si vede da come parli. E c'è la tua bitch che mi chiama. Sempre alle 4 di notte. Dice che sei tutto fatto di Xanax. Passa a prendermi sopra un attrezzo. Sull'asfalto con me le mie suore. Mentre stiamo fumando sul tetto. Ehi, sono fuori in questa bara onda. Troppi soldi, c'ho una bara tonda. Rappi bene però io mi annoio. Euro nei miei pantaloni. Mi spiace non sei loro nome. Ehi, mi trovi in giro. Senza bodyguard chiamo un amico. Ho due macchine ma non le guido. Nel tuo quartiere mi fanno il tifo. Hey. Money gang. Billionaire. Money gang 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 gang. Prodotta da LA. Follia. Scam. Un viaggio nei sentimenti della più famosa trap star in Italia, nel mondo. Beh, nel mondo... Jonathan... La più grande trap star italiana nel mondo. No, beh, oddio, no. Chi c'è l'italiano più famoso nel mondo? Vabbè, raga. Figata? Figata un botto sto album. Io non me l'ascoltavo, non lo so mai ascoltato Sfera. Quindi ho dato un po' un parere così oggettivo da ascoltatore medio. Però ci sta. Non mi è dispiaciuto, raga. Devo essere onesto, non mi è dispiaciuto. Veramente figo. Farei balletti trap in giro. Eh? Farei balletti trap in giro. Ah, col cazzo. Quelli mai. Voto finale. Allora, se dovessi dare un voto finale all'album, gli darei un 7,5. Gli do un 7,5, to. Magari non è la media di tutti i voti, però il 7,5 se lo merita. Guarda che si vede un po' malino così, ecco. Gli do un 7,5 tranquillo, raga, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, mi è piaciuto.